Sono Luigi Colombo, sono stato per molti anni direttore generale di Publitalia 80, quindi della concessionaria delle reti Mediaset. Ho partecipato fin dall'inizio all'esperienza dell'Osservatorio e di Media 2000, dando quello che potevo dare in termini di supporto, sia in termini intellettivi che in termini anche di contributo allo sviluppo dell'attività. Da 5 anni ho cessato la mia attività per raggiunti limiti di età e mi occupo di una cosa molto, molto importante, che in qualche modo mi richiama al concetto di nostalgia di futuro. Nostalgia di futuro che apparentemente è un ossimoro, in realtà era uno stimolo per recuperare valori e contributi che rischiavano di andare persi. In questo senso, l'attività che ora faccio a titolo prestazione volontaria, se vogliamo chiamarla così, è l'organizzazione di un festival del cinema di cortometraggi interpretati da persone con disabilità. Quindi il concetto del recupero di valori e di sentimenti anche che persone che qualche volta sono tenute ai margini della vita sociale è diventato per me un obiettivo. Quindi dimostrare, far vedere attraverso i film quali siano le capacità anche interpretative, anche autoriali di queste persone è diventato un obiettivo. Le cose che faccio in questo momento, secondo me, si legano perfettamente a quella che fu l'intuizione di Giovanni Giovannini con Nostalgie di Futuro e con l'attività editoriale di Media 2000, proprio perché dà spazio a linguaggi che rischiavano di andare persi, che il cittadino comune probabilmente non avrebbe mai colto. Vedere in uno schermo da 6x9 il volto e la capacità interpretativa, per esempio, di un ragazzo Down, secondo me trasmette una cultura che in qualche modo l'osservatorio ha sempre voluto mantenere e sviluppare. E quindi la trovo coerente o comunque abbastanza coerente con sia la mia storia professionale sia il mio contributo iniziale per molti anni, anzi, che ho dato a Media 2000 e all'Osservatorio.